La canzone ama mamma, però ha sempre io le dico così, Canzone, la canzone canzone. ama mia madre. Natuna samara babiai, jota tumai. Natuna samara babiai, jota tumai. Khina sama kanam diso sama khalbi toy. Ah, konkomangi joy, ah, sumano pere, ndaysa. Balma luma la def balma dama xamul won ndaysan. Io avevo un po' paura il primo giorno perché non sapevo cosa aspettarmi, non sapevo chi avevo davanti, come relazionarmi. Le loro esperienze personali, le mie, io incinta. Quando le ho viste arrivare mi sono spaventata, pensavo, oddio, non sono in grado, troppo distanti, troppo lontane, troppa esperienza rispetto a quello che io posso comunque insegnare a loro e quindi ho detto, no, forse da sola no. All'inizio credevo che non ce la potevo fare a insegnare, a dare qualcosa che per me era molto, perché alla fine per me la cucina è tanto, devi comunicare, oltre a comunicare devi dare qualcosa agli altri. Musica, musica, ritmo. Nada con un pino e La ricchezza, come sempre in questo tipo di lavoratori, è trovare la diversità. C'erano ragazze di ogni paese dell'Africa, ma anche Afghanistan, Ucraina, Bosnia. Sempre c'è questa meraviglia, no? Questa grande sorpresa quando si lavora con delle persone con una così diversa provenienza, perché le reazioni sono completamente diverse una dall'altra. Filo d'argento. Nel nostro lavoro ci piace arrivare in punta di piedi, per osservare senza invadere la scena, per ridurre gli inevitabili cambiamenti che si producono comunque appena una telecamera entra nello spazio. Per questo anch'io ho partecipato al laboratorio. Paolo invece doveva rendersi invisibile dietro l'obiettivo della telecamera. Un compito non facile, anche perché il laboratorio era aperto esclusivamente a ragazze rifugiate e anche le insegnanti erano tutte donne. Insomma, era proprio una cosa fra donne. Rifallo. Riprendi tutto. Ok, basta così. Per me è passione, amore e anche che stanchezza, certe volte arrabbiature, è la vita, no? Perché la vita ti dà sia le cose positive che le cose negative. Posso dirlo ora con certezza che la cucina è il mio mondo e con loro ho cercato sempre di dare quell'esperienza che uno può avere. Non è che chissà quanta esperienza ho, però ci metto passione. Poi siamo partiti a manetta subito con il lavoro perché le ore sono poche e le cose da insegnare tantissime. Tutti noi insegnanti vorremmo veramente staccarci un pezzo di noi stessi per dargli tutto il bagaglio possibile e immaginabile. C'è stato anche un problema linguistico di base, di approccio iniziale, però alla fine è bello anche capirsi a gesti. Tanto loro hanno imparato che qui e hanno sgranato gli occhi quando l'hanno imparato è che la pasta si cuoce in pochi minuti, il riso non cuoce ore,
qui in 10 minuti i giochi sono fatti e si sono sconvolte a pensare che come lo stesso ingrediente possa essere completamente trasformato. Quindi il primo cambiamento è stato capire come funziona un orologio da noi piuttosto che i loro tempi, che sono lontanissimi. Quindi l'idea è quella che loro hanno fatto il grosso sforzo e ci sono riuscite tutte di capire quanto è importante cambiare le proprie abitudini per entrare in una professionalità, qualunque questa sia. E hanno una capacità di adattamento che io mi sogno. Il corso di cucina e il laboratorio di teatro camminavano parallelamente in questi due ambienti così diversi. Il teatro vuoto, neutro, silenzioso. Il nostro palco un tappeto. Lo spazio riempito soltanto da noi e dalle nostre cose lasciate alla rinfusa accanto al sipario. E poi la cucina, piena di cose, di strumenti, di cibi e spezie, il ronzio delle attrezzature, tutto ordinato, ogni cosa al suo posto. Odori e sapori pronti ad uscire al primo sbattere di cucchiaio. Se le nostre radici sono forti, i nostri fiori saranno belli. Ed è questo che ha accompagnato tutto il percorso fin dall'inizio. Rafforzare l'identità, rafforzare chi sono io, da dove vengo, quali sono le mie radici culturali, sociali, qual è il mio bagaglio. La cheruce e il limonato ritene arance. Il teatro sta lì per aiutare alle ragazze ad affrontare successivamente il mondo del lavoro. Mia madre ha 43 anni. Si chiama, può essere così, il suo nome, sì. No? E ha fatto 15 figli. Rafforzando l'identità, potenzialità, la fiducia in se stessa, la capacità di lavorare creativamente insieme ad altri e stare insieme ad altri in uno stesso spazio. Più che altro ho puntato subito sul lavoro manuale, quindi mi sono anche facilitata l'approccio strettamente interpersonale. Io ho sempre solo parlato di dolci, ho fatto parlare i dolci. Ha funzionato però. Quello che gli è piaciuto di più in assoluto è stato fare il pane, i lievitati, i panini, i bottoncini con brioche, quelli si sono innamorate. Zucchero! Come si chiama? Ru. Scritto ROUX, questo è farina e burro in uguale quantità ed è la base della besciamella. Penso che poi abbia imparato più io da loro. Mi sono sentita molto inadeguata rispetto alla fatica sopportata fino a qui. Ho visto che loro ne hanno sopportata di più e che probabilmente io anche se monto su due vite non ce la faccio a raggiungerle. La capacità o la possibilità che ha ognuno di noi di essere attivo in un ambito di creazione collettiva, sulla possibilità di appoggiare a qualcun altro e sentirsi appoggiato, sostenuto, sull'ascolto, sul rispetto, sullo spazio, lo stare nello spazio. Ogni movimento che faccio io ha delle ripercussioni nell'altro, in uno spazio determinato. E questo si può leggere in tanti modi e può essere applicato in tanti luoghi, siano di lavoro, sia nella strada, sia in qualsiasi situazione. Mi chiamo Mariana, vengo dal Mauritania. Mi piace tantissimo la data. Come dire? La data, sì, la datteri. All'inizio era proprio un mondo tutto nuovo, ma ancora tuttora, perché non è sempre così, ogni corso ti cambia totalmente. Ho accettato con la consapevolezza che non ce la potevo fare a insegnare e invece è stato tutto man mano un crescere. Tu dai qualcosa a loro, ma loro soprattutto ti danno qualcosa a noi. E loro mi hanno dato tanto, anche semplicemente cercare di capirli, di parlare con loro. Tante situazioni che forse sapevi che esistevano, ma nello stesso momento cercavi di non crederci.
la parte più bella è vedere quando sfornano qualcosa, vederle assaporare i profumi, l'ambiente, si mangiano l'aria dentro al laboratorio, è bellissimo perché magari sono anche delle emozioni che uno aveva quando è iniziato e poi dopo un po' se le dimentica. E loro li rivedi negli occhi, quando arrivano la mattina, che sono contente, vogliono lavorare, sono motivate. È bello quando ti dicono oggi abbiamo fatto proprio una cosa bellissima, sono contenta, dicono sempre sono contenta qualsiasi cosa. Come con la crema, E ad un certo punto tutte le storie e tutte le donne riuscivano a diventare coro. Stratificazione di tempi e modi e geografie le più disparate, come in una grande matriosca. Tutte queste donne una dentro l'altra in un corpo unico perfetto. Quando c'è tutto il coro, lei comincia a raccontare. E allora accadeva qualche cosa. Mariama iniziava a cantare in cucina e tutte le andavano dietro. E anche le insegnanti venivano travolte da quel cantare, era proprio un'esplosione di allegria. Oppure un momento di commozione così forte da non poterlo contenere perché Farida aveva raccontato una storia nella sua lingua e tutte però l'avevamo capita in qualche modo. E la forza di quella sofferenza sul nostro palco senza pubblico poteva essere raccontata e superata e poteva farci sentire unite nella lontananza delle nostre provenienze. Buongiorno. Vedere come il processo ha portato a che si creasse un gruppo e che in questo gruppo ci fosse la possibilità di creare dopo una presentazione, quello che finalmente sarà il banchetto di Babele, che è quello con cui chiudiamo il laboratorio. E poi è nata l'idea di preparare un pranzo, in teatro. Un pranzo recitato e però cucinato e mangiato davvero. È così che è iniziata l'attesa. Qui ci vuole zighini e ingera. Eravamo in attesa. I vestiti africani colorati li mettiamo in ordine, ognuna sa dove mette il suo. Eravamo in attesa di qualcuno che sarebbe arrivato. Mettetevi qua. Volevamo preparargli qualche cosa di speciale, di incontrarlo e di farlo sentire a casa. Tra di voi. Ma chi era il nostro ospite? Si sono ritrovate comunque ad unire piatti di casa loro come ingredienti, appunto, come il riso, il pomodoro, la carota, a spezie o erbe che loro comunque non avrebbero mai associato a quel tipo di pietanza e quindi si sono abbastanza stupite. Per loro, secondo me, è stato un corso meraviglioso, nel senso che la parola meravigliosa se la sono ritrovata come meraviglia ogni giorno in cucina di una scoperta nuova. Che non si aspettavano la quantità di ricette, non si aspettavano la quantità di procedimenti da poter fare. Cuocere la pasta non è come a casa, ma questo lo potrei dire anche a una casalinga italiana tranquillamente. Credo che proprio abbiano fatto il primo grosso approccio con quello che può essere un metodo di lavoro. E
e stiamo preparando proprio i cibi della loro cultura, quindi le loro storie. Io penso che ogni pietanza c'ha la sua storia dietro, ogni cibo c'ha la sua storia. Per tritare l'aglio loro usano la bottiglia e noi giustamente usiamo il trinciante, figurati. Sono rimasta estasiata perché navighi in queste culture è così fantastiche, perché sono, ogni cultura è una più bella dell'altra. E mentre le ragazze preparavano il pranzo e in teatro si provavano i canti e i balli, mi sono resa conto che ognuna di loro era l'ospite atteso. Ognuna ospite di se stessa. Ognuna forse anche in attesa di essere davvero ospitata. Io vado via, amara terra mia. Ma che faccio? Comincia la musica di Dio. Il linguaggio del corpo piuttosto che invece quello che vai dicendo con le parole, hanno capito che c'è una distinzione netta. Adesso sono più consapevoli che se stringono la mano in un modo un po' più deciso possono ottenere un risultato diverso dalla relazione, oppure guardare negli occhi, che per alcune di loro è comunque un messaggio negativo. Qui hanno capito che in realtà spalanca porte, no? E anche cuori. Hanno fatto dei passi in avanti ammirevoli rispetto alla chiusura, alle difficoltà, alla fatica che hanno dovuto sopportare. Si sono aperte comunque a me che urlo, strillo, e le rimprovero e insomma certe volte sono piuttosto pesante da sopportare. Ti danno la forza, non saprei manco io spiegarmelo, perché posso dire che quando stavo a casa pensavo a loro. Ti danno la forza di crederci, di andare avanti e di avere una speranza. E la speranza è questa, la speranza è crederci fino in fondo e loro te lo danno. Spero solo che riescano tutte a trovare una strada, che questa esperienza gli sia servita, se non proprio a trovare necessariamente un lavoro in questo ramo che gli abbia dato qualcosa, che gli sia servita o a livello personale, a tirarle un po' su, a dargli un po' più di fiducia, a sentirsi di essere capaci di poter fare qualcosa, di farcela, di potercela fare, perché tutto quello che hanno fatto qua l'hanno creato loro con le mani loro, è la cosa più bella in assoluto. La qualità dell'accoglienza, che non è solo riconoscere una persona nella sua condizione di rifugiato, ma anche capire che la formazione, il momento in cui gli si chiede una competenza per accedere al mondo del lavoro, va anche accompagnata di qualcosa che c'entra con lo psicologico, con lo emotivo, con lo fisiologico e con l'insieme di tutto ciò. In questo senso il teatro penso sia un catalizzatore, no, per eccellenza. È il teatro che unisce tutte queste parti, no, che lavora sull'emotività, sulla fisicità delle persone, sulla psicologia, e che attraverso la capacità di rendere alle persone creative, creatrice del presente e dell'adesso, dell'ora, gli dà degli strumenti per poi affrontare il mondo del lavoro, quello che sia in questo caso nell'ambito della cucina. Non sai mai che cosa possono aver passato, la storia personale non la sai, non sai come approcciare, se scherzare, se essere serio, ma loro si fanno amare, ma come le vedi, appena le vedi, è impressionante. Sono belle tutte, sorridono. Io se le avessi viste fuori da questo contesto non avrei mai detto chissà che hanno passato, mai nella vita. E certe volte ti fanno pure un po' vergognare, perché magari il giorno prima ti sei arrabbiato come una bestia per una stupidaggine o hai pianto, e ti fanno vergognare perché loro qua ci vengono col sorriso e... L'impresa di misurarsi con un mondo completamente altro, senza averlo scelto. È questo il viaggio di ogni rifugiato. È l'impresa di chi è costretto a fuggire dal proprio paese. E noi qui oggi abbiamo avuto il privilegio di poterlo scegliere, questo viaggio verso l'altro, con loro. Di poter andare incontro al nostro ospite atteso. Ma gli invitati stanno per arrivare. Saranno stanchi, avranno fame. E avranno bisogno di un abbraccio di benvenuto. E avranno bisogno anche di noi, per continuare il viaggio. Dove non ci sono i pedali di ghiaccio, quindi potete rimanere.
immenso piacere avervi qui, attorno a questo tavolo, specchio del mondo che vorremmo. Ci sono fuochi grandi, fuochi piccoli e fuochi di ogni colore. Abbiamo offerto i nostri fuochi per cuocere le pietanze che provengono da lontano. Non dimenticare quello che ci sta a cuore. Bianda chavore de chupangen, la cheruge hiemure te naranje. La mamma di Giuliana si chiama Asdra, ha 43 anni e 15 figli. Noi siamo del servizio, eh? Servizio facciamo. Ehi, mi hai gioi. Farida Musa. Ah, con comangi gioi. Ah, sumano pere. Mamma, yai voi. Balma, lo malade, balma, dama, hamul vuol. Mamma. Non solo parlavano, ma anche cantavano. E non solo camminavano, ma anche danzavano. Mi chiamo Emily, vengo dal Senegal, mi piace Darkassé. Mi chiamo Marianne, vengo dal Mauritania, mi piace Tandarma. Mi chiamo Rachel, vengo dal Congo, mi piace Marcudia. Mi chiamo Lucie, vengo dalle Burkina Faso, mi piace Tamo. Io mi chiamo Mustafar, vengo in Etiopia, mi piace tanto Shro. Questo omaggio alla fine di questo incontro che è stato meraviglioso e fantastico. Adesso abbiamo anche il sorriso di chi ci sta vicino.